Ciao a tutti, torna The Lucky Master. È tardi, c'è stanchezza, c'è anche voglia di giocare. Qualche birretta ci è scappata. Cerchiamo di fare del nostro meglio con 2331 e qui ricorriamo alla nostra apertura prediletta, ovvero la Mises. Attacchiamo subito il pedone in E5 col nostro cavallo. Fianchetto di re. Subito anche per preparare l'arrocco. Esperienza abbiamo visto, e qui devo dire che alfiere 6 subito. Vediamo che il nostro avversario ha intenzione di arroccare sul lato di donna quanto prima, e noi qui dobbiamo contrattaccare, visto che probabilmente il nero ci vuole sfianchettare con alfiere H3 e poi H5, H4 e così via. Noi cerchiamo subito di espanderci ad ovest con A3 e B4. Alfiere B2 ci piace. L'idea è cavallo BD2, torre C1. E addirittura possiamo valutare C4, il problema è che la donna è difesa solo dalla torre. Quindi cavallo BD2, prepariamo C4 con l'idea di riprendere. Ok, qui il blocco del pedone H con H4, la partita si fa subito ben movimentata. Qui addirittura c'è anche E4 con grandi complicazioni. Seguirebbe pressione. Poi è interessante, si acceca il nostro alfiere e fin lì. Però il nostro avversario ci dà la casa E4 per il cavallo e abbiamo anche G5 in presa. H4 per G5, H4. Torre H1. Però abbiamo anche. No, prendiamo. Accettiamo la sfida. Ok. Poi però abbiamo l'interessante B5 con idea cavallo per E5. Abbiamo subito anche cavallo per G5. Che pure ha il suo perché. Abbiamo anche torre H1, però a me sinceramente piace cavallo per G5. L'idea è quella di controllare anche con l'altro cavallo la casa E4. Partita si fa estremamente interessante. Torre H1 sembra quasi forzata. Non so se c'è di meglio, sinceramente. Piani del bianco, B5, ok, qui era da mettere in conto una mossa di questo tipo. E proseguiamo con Torre H1. Si attacca il raggi X, la torre H8, peraltro. Siamo in svantaggio di tempo. Al momento abbiamo un pedone in più. Il nero si sviluppa attaccando il cavallo, ma attenzione, la donna D7 non difende più la casa F7. Bisogna soltanto capire se questo è un blunder del nostro avversario oppure no. Secondo me è un blunder. Scopriamolo. Cavallo F7, occhiolino, attacco alle due torri in H8 e D8. Vediamo come effettivamente il nero abbia aperto delle linee contro il nostro re. Però, allora, qui le mosse principali sono re F3, donna F5 scacco e salta il cavallo. Re H2, donna F5 e si attacca il cavallo e il pedone F2. La terza chance è Re G1.
che ad occhio mi sembra l'alternativa migliore. Andata Regi 1. Si continuano ad attaccare le due torri col nostro cavallo. Adesso qui dobbiamo decidere innanzitutto se catturare una delle due torri, ma direi proprio di sì. Anche perché questo cavallo può dare fastidio, cavallo G4, H2. Catturiamo la torre in D8 con l'idea eventualmente di allontanare la donna dal pedone H3, giustamente il nostro avversario ricattura di alfiere. 6 minuti e 15, abbiamo la qualità in più, 3, 6, 7 contro 6. Abbiamo qualità e pedone in più. Non male. Quali sono le mosse candidate? Cavallo E4, però non mi sembra nello spirito della posizione. Cavallo F3, B5. E3 rischiosa. Dopo lunghe riflessioni, cavallo F3. Giocata d'intuito, si tiene d'occhio la casa H2, in cui potrebbe arrivare il pedone nero. Si preme su E5, che è difeso dal cavallo C6, che può essere allontanato dalla spinta in B5. Si tappa la diagonale A8-H1 alla donna nera, che al momento non può entrare in gioco su questa diagonale, ma se c'entrasse sarebbe un problema l'attacco su G2. 2 minuti di vantaggio per il nostro avversario, il quale però adesso si trova a fare i conti con un attacco da portare avanti. Il problema qual è in queste posizioni? Che il bianco è in vantaggio materiale, vantaggio a lungo termine. Il nero ha l'iniziativa. Oggettivamente il re in G1, vuoi per il pedone H3 che minaccia H2, vuoi per l'attuale controllo di G2, vuoi per la torre che sostiene H3, vuoi per il cavallo F6 che può balzare in G4 e che infatti fa, alla fin fine. La situazione non è semplice, però gli richiede tempo. E questo potrebbe essere buon per noi. Ora, qui addirittura possiamo valutare cavallo H2. Cavallo H2 ha quasi il suo perché. Andata, blocchiamo il pedone H3. In caso di cavallo per H2, torre per H2. Andiamo a difendere F2 e blocchiamo il pedone nero in H3. Si preme sul cavallo in G4. No, c'è un barlume di cavallo H2 particolare. Qui il nostro avversario fa entrare in gioco anche l'alfiere attraverso G5. E qui però posizione si fa interessante, anche perché cavallo per G4, donna G4, E4, e su E4 come continua il nostro avversario? Blocchiamo il centro, ci piace. Ok, qui addirittura potremmo anche valutare E3, però andremo a regalare un pedone, preferisco E4. E4 mi piace. La donna controlla la diagonale D1 H5, si blocca il centro e abbiamo anche torre H2 o re H2 in alcune varianti. 4 minuti
e 8 secondi per il Bollaki contro i 6 minuti e 8 del nostro avversario. Qui adesso bisogna fare attenzione a manovre di questo tipo, con idea di aprire le linee. Giochiamo solidi re H2. Tanto per cominciare, blocchiamo il pedone H3. E poi donna E2, piazzandola su casa chiara, onde evitare gli attacchi dell'alfiere camposcuro del nero. Torre A F1 interessante, ma anche Torre H F1, con l'idea di spingere in F4 al momento opportuno. E poi qui spingere a più non posso i pedoni A, B e perché no, magari anche C. Ora, la donna è bene che rimanga in E2. Si difende F2, si tiene d'occhio F3 e anche G4. Poi, come continua il nostro avversario? Io da nero giocherei queste linee e non so neanche se bastano, però. Con l'alfiere in G5 possiamo però far risuscitare il nostro alfiere camposcuro. Ad esempio con alfiere C1 e poi alfiere D2. Mi piace. Secondo me qui il bianco sta meglio, anche se il nero ha alcune chance di natura pratica. Vediamo che a poco i 2 minuti di vantaggio del bianco, del nero stanno diventando uno e secondo me, man mano che la partita va avanti, tale differenza di tempo si assottiglierà sempre di più. Ok. Qui. Andiamo a difendere ben volentieri il pedone F2 con torre HF1. Ovviamente la ripresa al momento del pedone H3 sarebbe quantomeno azzardata. E questa la giochiamo. Contrastiamo l'alfiere in G5. Spingiamo, attacchiamo finalmente il cavallo C6 adesso A4 con idea alfiere A3, che mi sa che andiamo a giocare subito ben volentieri. Andata. Alfiere A3. E ci sbarazziamo una volta per tutte del nostro alfiere di donna, riprendiamo di torre. Qui il cavallo in C5 potrebbe essere veramente fastidioso, però possiamo valutare l'opportunità di cedere la qualità. A5, cavallo per A5, torre per A5, B per A5 e la partita continua. Però non siamo obbligati a scegliere questa linea e quindi torre A in A1 e poi A5 con l'idea di spalancare la strada lungo la colonna A alla torre A1. Questo è interessante. Possiamo lasciare il pedone in A5, spingere in A6 o cambiare in B6. L'esperienza insegna che in questo tipo di posizioni il cambio potrebbe essere una buona alternativa. 2 minuti e 7 per il buon Lucky. Andata. Andiamo a difendere il pedone in D3 e prepariamo, il
il triplice piazzamento dei pezzi pesanti lungo la colonna A, picchiando direttamente sul pedone A7, che al momento scricchiola un po'. 1 minuto e 51, qui il buon Lucky deve cominciare a mettere il turbo. Qui bisogna fare attenzione a non lasciare incustodita la casa F3, però abbiamo F4, questo è il momento buono. In caso di E per F4, torre per F4, attacchiamo la donna e raggi X la torre F1. F4, come dire, ci scoperchia un po' l'arrocco, però ci dà quel giusto controgioco che potrebbe far pendere a nostro favore l'ago della bilancia. Anche perché avendo la qualità è bene aprire quante più linee possibili. Qui possiamo spingere o cambiare. In questo tipo di posizione io preferisco cambiare. Spalanchiamo la strada alla torre F1. Riprendiamo di donna. Qui abbiamo anche donna H3 e adesso la musica è molto ben diversa col cavallo in C5 e va bene. Questo è interessante, guadagniamo un tempo attaccando il cavallo. Questa mi piace. Andata. Qual è l'idea? Premere sul cavallo E5, difendere il pedone in E6, tenere d'occhio il pedone H3. Qui penso che possiamo mangiare senza colpo ferire. Sì. 1 minuto, attenzione. Ora, qui il vantaggio materiale è decisivo e cambiamo ben volentieri le donne. E qui 59 secondi dovrebbero essere più che sufficienti per aggiudicarci la vittoria. A ogni modo, il nostro avversario continua ad opporre resistenza e quindi cerchiamo di concludere la nostra partita nella maniera più precisa possibile. Non diamo la nostra torre, non diamo manco la possibilità di crearsi un pedone passato sulla colonna A. Attacchiamo il cavallo in C6 e con 44 secondi avanziamo con uno dei nostri pedoni, ad esempio il pedone E. Si attacca. Andiamo avanti, 38 secondi. Dovrebbero essere sufficienti, per esperienza. Ma no, prendiamo anche un'altra donna sulla scacchiera e qui vedo il matto in una. Vediamolo senza pensarci troppo. Passiamo subito all'analisi di questa partita. Interessante. Devo dire che la conoscenza di quello che poteva essere il piano del nero ci ha aiutato non poco. Solitamente, quando il nero piazza i pedoni al centro E5 e D5 con l'alfiere in E6, molto spesso prosegue appunto con donna D7, arrocco lungo, alfiere H3, H5, H4, eccetera, eccetera. Qui il motore dà una leggerissima preferenza al nero, noi proseguiamo con il nostro tipico setup e qui il motore condanna la scelta di A3 e preferisce di gran lunga D4. No, in realtà abbiamo preferito A3 per prepararci all'espansione ad ovest. D4, valutazione di meno 3, si consolida il pedone E5, comprensibile. Era sotto la pressione del cavallo in E5, si minaccia alfiere B2 che punta su E5, si minaccia B5 che allontana il difensore. F6, così sistema le cose. Alfiere B2 non piace al motore, addirittura meno 0,9,
E qui vediamo come il buon Lucky comincia a pescare nel torbido. Qui decisamente preferibile H5 e soltanto su E4 cambiare in G2. Precoce cambio in G2, va bene. E però adesso abbiamo subito H4 e qui la posizione sembra pari. G5 ci dà un leggero vantaggio. E qui dovevamo subito cambiare, invece ho preferito C4. Dubbia, corretto il cambio in G5. Peccato per il nero, il quale gioca D4. Era preferibile cambiare subito in H4. La partita si complica col cambio assoluta parità. F per G5. Non è la migliore, bisognava subito spingere in H4, non bisogna perdere tempo in questo tipo di posizione. F per G5 ci dà mezzo punto di vantaggio che però sciupiamo subito. Sciupiamo subito, pardon, dovevamo giocare qui B5 e su G4 cavallo G5, seguito decisamente tattico. Noi abbiamo preferito catturare subito il pedone, ma non è assolutamente la scelta migliore. Alfiere H6 ci avrebbe dato qualche problema, leggero vantaggio del nero, ma tutto da dimostrare. Torre H1 è la prima scelta del motore. Alfiere E7, blunder. Qui bisognava giocare cavallo F6. E blunder perché il bianco ha la possibilità di giocare cavallo F7, infatti la gioca. H3 non salva il nero. E qui re G1 mi sembrava la migliore. Ah, re F1. Caspita, e qui H2 era la mossa migliore. Vediamola un attimo. Su H2 probabilmente avremmo ripreso, torre F8, e non ha vie di fuga. E non ha vie di fuga. E su B5, torre F7, e se catturiamo, che disastro, che disastro. Lucky blunder, qui re G1 che sembrava la mossa migliore, in realtà andate incontro a questa girandola di tatticismi. Il problema è appunto H2. Per fortuna che il nostro avversario su re G1 gioca a cavallo F6, mossa spontanea, ma non la migliore, e di colpo il buon Lucky si riprende un certo vantaggio. Qui la ripresa migliore era di cavallo in D8. Il nero preferisce giocare d'alfiere. Più 2-2, cavallo F3 va bene, cavallo G4 lascia il bianco in vantaggio. Qui bisognava giocare non F1, ma anche cavallo H2 funziona. Alfiere G5 dubbia, preferibile cavallo F6. Alleggeriamo la posizione cambiando in G4, E4 è corretta. Qui vediamo come il buon Lucky adesso vada a consolidare il vantaggio accumulato finora, nonostante le imprecisioni e gli errori visti finora. Re H2 fa da tappo al pedone H3. Torre F8 non funziona, c'è la semplice donna E2. Su donna F6 potevamo giocare subito alfiere C1, abbiamo preferito torre H1, donna E6, alfiere C1, alfiere E7 più 4. Qui avevamo subito F4, ma la tentazione di giocare B5 è stata troppo forte. A4, avanzata dei pedoni ad ovest, e qui, visto che il bianco è in vantaggio, quando può cerca di cambiare. Anche se A5 obiettivamente era decisamente meglio. Qui adesso cavallo B7 ostacola la spinta in A5.
Torre A in A1 più 3 e 7, cavallo C5, A5 funziona, re B7. E qui il nero doveva cambiare in A5, anche se capisco che per un umano non è il massimo doppiarsi sull'A. C per B6 più 5-1, torre A3 in precisione, F4 era decisamente migliore. Qui siamo stati umani, avevamo meno di 2 minuti, andiamo a difendere D3. E finalmente F4. Donna G7, il nero prova, ma ormai è soltanto questione di tempo. Vediamo come il bianco ormai stia dilagando e qui addirittura c'è un matto inevitabile. Bisognava continuare con cavallo E5, cavallo E3 ci dà il matto in 9, che comincia con donna F7, donna per e per, cavallo C2. Qui avevamo F8 donna subito. In realtà abbiamo cincischiato con i nostri 54 secondi. Piazziamo la torre in una casa da cui non può essere momentaneamente attaccata la nostra torre dal cavallo nero. Andiamo a difendere in D3 e F8 presto arriva. Eliminiamo la chance del pedone nero sulla colonna A, cavallo C6. Matto in due addirittura con donna a 8, cavallo a 7 e torre a 2, bello. Noi con 48 secondi abbiamo preferito la più prosaica donna B6, 3B7, E5, cavallo a 5, E6. Cavallo B3 si attacca alla torre, non diamo niente a costo di temporeggiare nel dare matto. 3 a 6, doppia donna sulla scacchiera e qui abbiamo il matto in una. Game over, scacco matto, il bianco vince. Andiamo a vedere l'accuratezza: 88 per il buon Lucky, 83 per il nostro avversario. Con questa vittoria, il buon Lucky si porta a 2334, non male. E che dire, che spero che la partita vi sia piaciuta, questa bella Mises Opening Reverse Draft. Se sì, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, spargete la voce, divertitevi, buonanotte a tutti e alla prossima. Ciao, bellissima, fantastica.